Guarda, il problema è che la squadra è bloccata, è proprio la classica squadra che ha paura di fare tutto, sono terrorizzati. Nel finale Marchizza ha passato per due volte da centrocampo la palla all'indietro, stava pure facendo fa il gol, poi è arrivato lo stesso. Ma questo ti dice in maniera chiara, proprio chiara e netta, quanto siano terrorizzati di giocare, cioè vanno proprio, è una questione psicologica secondo me. Come si esce da questa situazione? E come si esce? In genere cambi l'allenatore, però in questa situazione qua, secondo me pure se arriva Mourinho, cioè devi prendere uno psichiatra, devi mettere là, perché è una squadra che ha dei valori, adesso gli manca anche Cavazzi che è un giocatore di qualità, peccato. Comunque ha dei valori, non è una squadra da retrocessione, però giocano proprio male, li vedi, non fanno nulla, stanno lì, non sfoderano nemmeno quella grinta, quell'aggressività. La situazione di classifica tra l'altro si fa complicata, dietro cominciano a correre, rischiamo addirittura di scivolare in zona play-out. C'è anche, ma magari il play-out, io ho un terrore della retrocessione diretta perché stanno andando proprio a picco, tu avevi due partite in casa che anche se tiravi fuori due punti aiutava, adesso devi battere il Perugia, di riffo di raffa devi fare quei tre punti là, perché sennò veramente non c'è più niente da fare. Quindi il Perugia tra l'altro è una squadra che viene da un momento positivo, però si fermerà, tanto loro puntano ai playoff, no? O arrivano sesti o arrivano quinti, per loro non cambia niente. Qua bisogna vincere in tutti i modi, c'è poco da fare, perché sono quei tre punti fondamentali, perché il campionato nostro, il calendario è brutto, è molto brutto. Per fortuna c'è questa Ternana all'ultima giornata, che se vai là in 2000 persone a Terni con loro retrocessi, là i tre punti li puoi calcolare, quindi io calcolo questi tre punti in più, questo è l'aiuto che ci dà il calendario, ma poi fino all'ultima giornata è dura, e almeno 7-8 punti devi fare, se non serve a niente, perché a 47-48 punti ci devi arrivare, ne devi farti 10 almeno, meglio 12, ma almeno 10 devi fare. E questa squadra così con me, proprio letteralmente, perderebbe contro chiunque. Peccato, perché è un momento proprio, mamma mia, pessimo, pessimo.